ragazzi e benvenuti sul canale, benvenuti ragazzi a un nuovo video di Inter Gremlin 7-10. Oggi ragazzi, come avete visto di magari capite ragazzoli, oggi ragazzi, vi andrò a dire il calendario delle 7 squadre italiane impegnate nelle competizioni europee ragazzi. Ragazzi, che sono in Champions League ragazzi, sta Inter, Napoli, Lazio e Milan. Poi ragazzi, in Europa League sta Roma e Atalanta e in Conference come l'anno scorso la Fiorentina ragazzi. Quindi ragazzi, ora andiamo sul mio PC. Ecco ragazzi, sto sul mio PC ragazzi. E ora ragazzi, andiamo ragazzi. Allora, ragazzi, andiamo dalla Champions League ragazzi. La prima ragionata ragazzi, giocherà ragazzi il Genova e il 20 settembre ragazzi. Il 19 ragazzi giocherà Milan Newcastle alle 18:45 e poi Lazio Atletico Madrid alle ore 21. Poi il 20 giocherà Praga Napoli alle 21 e il Real Sociedad Inter sempre alle 21. Però sì, la seconda giornata si giocherà il 3 e il 4 ottobre, tutte e quattro alle 21. Il 3 giocherà Napoli, Real Sociedad e Inter Benfica. Il 4 Celtic Lazio e Borussia Dortmund. Borussia Dortmund e Milan. Poi ragazzi, la terza giornata si giocherà. Giocherà il 24 e il 25 sempre di ottobre. Il 24 giocherà Inter Salzburg al 18:45 e Unione Belgio Napoli alle 21. Poi il 25 giocherà Feyenoord Lazio alle 18:45 e PSG Milan alle 21. Poi ragazzi, la quarta giornata ragazzi, Lazio Feyenoord, cioè ragazzi, la quarta giornata si gioca il 7 e l'8 novembre. Poi allora, il 7 giocherà Lazio Feyenoord e Milan PSG alle 21. Poi l'8 giocherà Napoli Unione Berlino alle 18:45 e Salzburgo Inter alle 21. Poi ragazzi, la quinta giornata ragazzi, si giocherà il 28 e il 29 di novembre. Il 28 giocherà Lazio Celtic alle 18:45 e Milan Borussia Dortmund alle 21. Poi il 29 entrambe alle 21, Real Madrid Napoli e Benfica Inter ragazzi. Poi la sesta è la ultima giornata, diciamo così, si gioca il 12 e il 13 di dicembre. E tutte e quattro alle 21. Il 12 giocherà Napoli Braga e Inter Real Sociedad. Il 13 giocherà Atletico Madrid Lazio e Newcastle Milan. Ora ragazzi, andiamo in Europa League, dove ragazzi sta la Roma e l'Atalanta. Ok ragazzi, raga, la prima giornata ragazzi si giocherà il 21 settembre. Sheriff Roma al 18:45 e Atalanta Kuznetsova alle 21. Poi ragazzi, la seconda giornata Sporting Lisbona si giocherà il 5 ottobre. Sporting Lisbona Atalanta alle 18:45 e Roma Servette alle 21. Poi ragazzi, la terza giornata il 26 ottobre Sturm Graz Atalanta alle ore 18:45. Poi Roma Slavia Praga alle 21. Poi la quarta giornata di Europa League ragazzi si giocherà il 9 novembre. Slavia Praga Roma alle 18:45 e Atalanta Sturm Graz alle 21. Poi ragazzi, la quinta giornata ragazzi si giocherà il 30 novembre Atalanta Sporting Lisbona alle 18:45
è Servette Roma alle 21. Poi ragazzi, la setta è un maggior ragazzi, si gioca il 14 di dicembre. Roma Sheriff alle 10:45 e Kzeszkowa all'Atalanta alle 21. E ora ragazzi andiamo in Conference League. Ragazzi, allora sì, la prima gara della giornata ragazzi si giocherà il 21 settembre, Genk Fiorentina alle 18:45. Poi ragazzi, la seconda giornata, Fiorentina Ferencváros si gioca il 5 ottobre alle 21. Poi ragazzi, la terza, Fiorentina Cucarecchi il 26 ottobre alle 21. Poi ragazzi, la quarta giornata, Cucarecchi Fiorentina il 9 novembre alle 18:45. Poi la quinta giornata, Fiorentina Genk si giocherà il 30 novembre alle ore 21. Poi ragazzi, l'ultima giornata, cioè Ferencváros Fiorentina il 14 dicembre alle ore 18:45. Ragazzi, questo ragazzi è il calendario delle sette squadre europee impegnate alla competizione europea. E ragazzi, ci vediamo domani ragazzi con i gironi di Euromini 4 che vi andrò a fare un recap ragazzi dei giorni, perché ragazzi sono state giocate altre due giornate che ha giocato l'Angelica, che poi l'ha persa, quindi ragazzi ci vediamo domani, ne vediamo se creio per leggere Euro 2024 per l'occupazione per l'Europa 2024, quindi ragazzi bella, ciao ragazzi, due forza squadre italiane, bella, ciao ragazzi.